Salve, ancora cambiai la cravatta, metti via la telara che non la serve perché l'editor penso che l'abbia eredita qualcosa, però la cravatta me la regalà il mio amico Dante perché l'ha vinta un concorso de dolce e sgranera, siccome lui va in giro spesso e volentieri anche con la spazzatrice. Ora guarda, ieri ho vinto il concorso dolce e sgranera, te vedi che su i trattori, che su è molto di roba, proprio sta in concorso a livello nazionale. Allora, per par condition, se dici così, par condition, ancora voi leservi l'Adige, perché se no il Davide Pibetti è il che dà malte, levi sempre quella del Matteo, quella te nomini, allora nomini tutti quanti che almeno non che sia problemi di niente. La prima notizia di ancora l'avei da Arco, ecco, è questa, dove che L'assessor Bresciani, che la di che non candida più il fat testamento, però il ma di che mia ti non ne lascia niente, sta tranquillo che nel suo testamento non ne lascerà niente. L'assessor Bresciani l'ha fatto il testamento, che però per uno che fa politica, uno che sta assessor, no, che sta dentro, il testamento vuol dire che spiega, ne conta tu quel che l'ha fatto negli anni che è sta dentro. Il mio amico Dante il Madit, ma guarda che gli assessori quando i cammina i sotto sempre drio qualcosa, ma dio cosa ho che se tocca drio un assessore? Il Madit, ma guarda che Stefano è sotto drio la Cinzia e dopo l'ha anche sposata. Allora dio, vuoi vedere che il Bresciani e se porta drio le forme dei formai e se porta drio magari la vispetta o magari e se drio anche i funghi. Ma il Madit il Dante, guarda che lì lascia lì da somenza. Allora, nell'esame l'articolo ho pensato a una roba. Caro Robertino, quando si fa queste robe qui e si confessa alla fine del suo incarico, i peccati bisogna dirli tutti quanti. Mi ricordo quando andavo a confessarmi da Don Roberto Angelini, no? E veniva fuori con la testa dal confessionario e mi diceva, boccia, mi raccomando, tutti quanti ti devi dire i peccati. Allora bimbe veniva intorno un'agitazione, no? Che contevano anche i peccati del Giuliano Calzà, che veniva a confessarsi subito dopo di me, tanto per dirvi. Allora, perché dico questo? Perché è il mio amico Roberto Bresciani l'ha desmentega il peccato più grosso che l'ha fatto negli anni che l'ha fatto l'assessore. È il peccato più grosso che l'ha fatto, e dovrebbe confessarlo. Il peccato più grosso che l'ha fatto è stato quello dello darghe da mente al Mario Matteotti, e adesso si trova così. Un'altra notizia che era sul giornale, sempre sull'Adige, era questa qua. Il sindaco di Riva non gli lascia più fare il tuffo di Capodanno durante il Prindelam a Riva. Allora, non fare la roba del genere, il Gadat, secondo me il Gadat è proprio che un dispiacere a Gigi Zambotti e alla sua sposa, la Fabia, no? Perché loro ha cominciato a saltare nel lac al Prindelam ancora dalla prima edizione. Però, parlando col Dante, a Vendì, ma scusate un attimo, putei, arriva, ma vieni chi da noi? Se il sindaco di Riva non le lascia fare queste robe qui, vieni chi? Noi siamo abituati a fare queste robe qui, le anni e anni e anni che la fem. Sapete cosa che fem? Ve fem saltare zoda, la crona del castello, no? Ve mettete una mastella di acqua dal di sotto, chi che c'entra la mastella, no? Vedete, manca un premio. Potete dargli un premio, Dante? Premio potete dargli. Allora, non che crede a quel che vi dico qui, ma mi faccio vedere un servizio che ha fatto che il Fabietto Galas, no? Che è la foto del Renato Veronesi, la vento zosti sta, perché noi queste robe qui non aspettiamo il Prindelam al freddo, le fin quando che è caldo. E il Fabietto Galas l'ha immortalato, il Renato Veronesi, che se tu fai vado, guarda che ve faccio vedere. Ecco, questo è quel che è successo e sti sta, guarda, Renato che salta zo, guarda, il trampolin, chi sotto che la fare, quindi voi da Riva, se il sindaco adesso non ve lascia più, vieni qui da noi. Noi se ben accetti, basta che dopo, quando è finita la gara, neghe di ritorno che non venga fuori, che resta chi Arco. Allora, ti Dante, che dici di una roba del genere? Secondo me è una roba che potrebbe ancanare. Bom, allora,
la chiusura anche questa volta qua, sperando che il sindaco deriva e se tira andrio sta roba qui, perché era una gran bella roba. Se no, vigna Arco, che Arco che è tutto. Grazie, alla prossima. E anche stavolta non beve niente, perché sennò fin la fine dei imbriagoni.